Olio di palma. Qualche giorno fa se ne è parlato in televisione a Ballarò. Si è parlato dei danni alla salute e dei danni all'ambiente. Sentiamo cosa hanno detto. Io non voglio, non devo difendere l'olio di palma, io devo valutare i nutrienti che ci sono. Ho capito. Nell'olio di palma ci sono il 50% di saturi, nell'olio di colza ce n'è il 90%, nessuno parla del colza. Perché? Perché il concetto è di tipo ambientalistico. Innanzitutto, perché parliamo di olio di palma e non parliamo degli altri grassi che vengono citati nel video? Per il semplice fatto che l'olio di palma si trova dappertutto, merendine, brioche, torte, anche addirittura nel latte per neonati. E trovandosi dappertutto, ne assumiamo in grande quantità. Basti pensare che nel 2014 gli italiani hanno consumato 350.000 tonnellate di questo olio. Io garantisco una cosa, che quel 50% di acido palmitico che si trova anche nel latte materno, che si trova anche nel buon burro, che si trova anche nella carne, che si trova anche nel pesce, ma che si trova anche nell'olio di colza, nell'olio di cocco, e ce n'è altro 90% e nessuno ne parla. Ma perché, se questo è al quinto posto, i primi quattro sono messi in una condizione? Devo pensare al concetto ambientalistico, allora io mi fermo. Ma il concetto ambientalistico non è quello salutista. Abbiamo tempo, non diciamo che l'olio di palma fa male, diciamo che ambientalisticamente crea dei problemi. Se vedo scritto mi devo spaventare o no? Assolutamente no. Pochi giorni fa l'Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato un parere sull'olio di palma e quello che ci dice è che l'olio di palma, per il suo elevato contenuto di grassi saturi, fa male alla salute. I grassi saturi, come sappiamo, sono dei grassi cattivi per il nostro organismo perché tendono ad accumularsi nelle nostre arterie e nel tempo quello che possono fare è causare malattie come l'aterosclerosi, il colesterolo alto, l'obesità e quindi nel tempo aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, soprattutto nei bambini, quelli che hanno una più elevata assunzione di questi grassi. Nello stesso studio ci viene detto che dovremmo limitare fortemente il consumo dei grassi saturi e dovremmo limitarli a un massimo del 10% rispetto alle calorie totali. Però già oggi i bambini italiani soprattutto ne consumano molti di più, il 28%, quindi quasi tre volte il massimo consigliato. Per confermare che l'olio di palma fa male alla salute umana, dobbiamo valutare degli indici di rischio di alcune malattie, come per esempio l'aterogenicità, cioè il rischio dell'insorgenza dell'aterosclerosi. L'olio di palma è aterogeno, vuol dire che il suo indicatore è calcolato è 0,90, che è circa tre volte il massimo consentito, che è 0,31. Un altro indicatore di rischio per la nostra salute è la cosiddetta trombogenicità, vale a dire l'aumento della formazione di trombi che possono portare a malattie come l'ictus e l'infarto. Anche in questo caso l'olio di palma risulta avere un valore superiore a quello massimo consentito, risulta avere 1,63 con un massimo consentito di 0,57, quindi anche qua quasi tre volte. A me non interessa l'olio di palma, però io dico questo, quando facciamo informazione dobbiamo dirla completamente e seriamente. E allora dobbiamo andare oltre gli aspetti negativi della salute individuale, che sono molto importanti, e dobbiamo arrivare a quelle motivazioni che vengono chiamate impropriamente ambientaliste, che in realtà hanno un peso determinante sugli equilibri del nostro pianeta, sulla nostra salute e su quella delle prossime generazioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 12,6 milioni di morti al mondo attribuibili all'inquinamento ambientale. Una morte su quattro è determinata da fattori ambientali. Quindi questo spiega in maniera chiara e trasparente come ambiente e salute siano strettamente connessi, ovviamente.